Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Come promesso, sono più presente su YouTube. Allora, questo video in realtà l'avevo fatto in mini pillole, diciamo, su TikTok e su Instagram, ma mi avete chiesto di fare un video YouTube dedicato all'argomento e come da titolo vi racconterò delle mie esperienze con personaggi famosi che ho conosciuto personalmente, visto che faccio l'influencer appunto ormai da quasi 13 anni. Quindi tutte le persone che vi ho messo nell'anteprima sono personaggi che ho conosciuto appunto e adesso vi racconterò come sono nella realtà. Alcuni li ho conosciuti naturalmente meglio di altri, ma li ho visti tutti dal vivo. Vi dico subito che con alcuni mi sono trovata molto bene, con altri no, ma naturalmente questa è solo la mia personale esperienza con loro. Non significa che sono sempre così o sono così con tutti, questa è la mia esperienza. E vi chiedo scusa, visto che ho qui la lista di tutti i nomi sul cellulare, una lista lunghissima, quindi vi chiedo scusa già da subito se questo video sarà lunghissimo. Iniziamo subito in bellezza con Chiara Ferragni. Non credo di averla mai detta questa cosa. Comunque l'ho incontrata perché entrambe avevamo firmato con la stessa agenzia a Milano qualche anno fa e praticamente ad una delle cene aziendali, non so se era la cena di Natale, insomma, era presente anche lei nel tavolo accanto al nostro. Lei era con il suo primo storico fidanzato che si chiamava Ricky, Ricci, una cosa del genere, non me lo ricordo neanche. Ma erano appena tornati da un viaggio a Los Angeles e mi ricordo che aveva detto al mio agente che era completamente in jet lag, quindi i poverini erano stanchi. Quello che mi ricordo è che lui aveva preso un sacco di roba da mangiare e lei tipo spulciava delle cosine dal suo piatto così, ma perché quando sei distrutto e non hai dormito, ovviamente non vedi l'ora di andare a dormire, quindi non sono andata lì per presentarmi e non ho chiesto al mio agente di farlo perché non mi sembrava il caso, erano veramente stanchi, infatti sono andati via anche molto presto, noi poi siamo rimasti lì per un bel po', ma loro appunto sono andati a casa. Anche dal vivo vi confermo che è molto bella, ha questi occhi veramente stupendi, molto molto chiari. Ed è molto alta, è alta esattamente quanto me, perché poi sono andata a vedere perché mi sembrava che fosse della stessa altezza e poi sono andata a vedere che effettivamente siamo alte 1,77 entrambe, quindi anche dal vivo, nonostante fosse stanca, era comunque bellissima, struccata se non sbaglio, ma comunque bellissima. Poi Charlize Theron, di lei ho penso solo una foto perché lei non fa selfie assolutamente e penso di avere solo la foto del momento in cui la stavo intervistando a Los Angeles, ero agli Uni, quindi vi metterò quella, ero agli, oh ma non so più parlare, ero negli Universal Studios a Los Angeles, appunto per la Universal, ed ero lì tra le altre cose anche per intervistare Charlize Theron e Jessica Chastain nell'occasione dell'uscita del film. Non mi ricordo il nome del film, ve lo scriverò qui, insomma, comunque è stato estremamente emozionante. Lei, penso, assieme a Jessica Alba, di cui vi parlerò dopo, è stata la star più grande internazionale che io abbia mai conosciuto e quindi è stato super emozionante, cioè io ero emozionatissima, mi tremava la voce. C'è anche il video comunque ancora su YouTube dell'intervista se volete cercarlo. Mi tremava la voce, mi tremavano le gambe, cioè io veramente vi giuro, avevo lo stomaco tipo il cuore in gola praticamente e mi ricordo che all'inizio lei bellissima, anche lei devo dire la verità ragazzi, bellissima anche dal vivo, cioè stupenda, lei è veramente una donna stupenda e anche molto gentile perché ha visto che ero emozionata e se non sbaglio all'inizio mi sono anche scusata per l'emozione, ma cioè è inevitabile, cavolo, Charlize Theron, io e lei con le videocamere accese e tutto, ma solo io e lei lì, così. Anche se potete vedere dalla foto, eravamo molto distanti l'una dall'altra per esigenze di scena, praticamente, perché doveva essere, insomma, le videocamere, insomma, è tutto un setting speciale, particolare quando si registra e quindi appunto avevano deciso loro la distanza per poi fare le riprese. Comunque
Sì, l'intervista insomma è andata bene, ho fatto l'intervista, lei è stata molto gentile, molto carina. Le domande avevo dovuto prepararle in precedenza, perché naturalmente quando vai ad intervistare star di questo calibro devono avere già le domande preparate da prima. Alla Universal mi era stato detto in anticipo che lei non parla assolutamente della sua vita privata, quindi nessuna domanda doveva spaziare al di fuori del film, quindi non dovevo chiederle assolutamente nulla di privato, anche perché lei ha avuto una storia, se andate ad informarvi su Google, insomma, lei ha avuto una storia molto difficile da piccola, e quindi è anche giusto, secondo me, insomma, specificare che non si vuole parlare di cose private. Ma la cosa che più mi ha colpito, e all'epoca mi ha lasciato anche un po' così stranita, diciamo, è che lei non tollera i cellulari in sua presenza, quindi tutte le persone presenti in quello studio, che erano decine e decine, perché ci sono i tecnici delle luci, del suono, cioè la gente che ci lavora dietro alle riprese è tantissima, e quindi tutti gli assistenti, insomma, regia, eccetera, eccetera, e nessuno doveva avere il cellulare in mano in sua presenza. È proprio una cosa che non si può fare, e io ero ovviamente stata avvisata di questo. Non mi è stato spiegato il perché, ma da quanto ho potuto capire è perché lei non vuole essere fotografata, perché poi la foto viene naturalmente postata su internet. Se viene male, ovviamente quella foto poi rimane, anche se non capisco perché, perché lei, cioè, tipo, è bellissima, ha un fisico perfetto, il viso perfetto, cioè, quindi non capisco, però ognuno ha le proprie insicurezze, quindi chi sono io per giudicare, però questa cosa sì mi ha colpito, perché è stato un po' uno di quei capricci, diciamo, da star che anche mi aspettavo, no? Quindi, cioè, è stata, insomma, ha soddisfatto un po' le mie aspettative delle star hollywoodiane. E poi, tipo, io ho finita l'intervista, stavo uscendo, ho preso tutte le mie cose ed ero vicino alla porta per uscire. In quell'istante riprendo in mano il cellulare, vedo che mi chiama il mio agente, quindi gli rispondo. Io stavo uscendo, mi giro e vedo l'assistente di Charlize Theron, uno degli assistenti, perché ne aveva diversi ovviamente, che si precipita verso di me, tipo, metti via il telefono. Io, oddio, scusa, scusa, stavo uscendo, quindi l'ho messo via un attimo e poi sono uscita. Cioè, veramente una cosa, ragazzi, perché non ero, cioè, perché ho tirato fuori il telefono? Perché ero già molto lontano da Charlize e non avrei potuto in nessun modo filmarla da dove ero, perché c'erano i muri, cioè era da un'altra parte lei. Però in ogni caso, se sei nello stesso lì, quelli sono tipo dei capannoni grandi dove si registra praticamente. Se sei nello stesso capannone in cui c'è lei, tu il cellulare te lo devi tenere in tasca, e questo è quanto, questo ho capito. Poi sono uscita ovviamente e poi ho parlato con il mio agente, però sì, è stata una esperienza, devo dire, molto molto bella, è una grande soddisfazione per me averla intervistata. E subito dopo ho intervistato anche Jessica Chastain, anche di lei non penso di avere una foto, se riesco a prenderla dal video magari ve la metterò qui. Comunque, appunto, il video c'è, ragazzi, in cui io intervisto Charlize e Jessica Chastain, l'ho trovata qua tra i miei video, basta cercare intervisto, insomma, c'è l'Instagram tra i miei video. Jessica Chastain invece, allora, all'epoca era meno conosciuta e mi è stato proposto di fare un selfie con lei, e mi ricordo di non averlo fatto perché, cioè, io volevo assolutamente un selfie con Charlize. Però poi non è stato possibile, e nel mentre in cui decidevano mi è stato chiesto se volevo un selfie con Jessica Chastain, e io ho detto, io stupidamente, ho detto no, vabbè, perché io non la conoscevo tanto all'epoca ancora, anzi non la conoscevo proprio, e quindi ho detto no, vabbè, ma io voglio farlo con Charlize, no, 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 voglio farlo con Charlize. E poi Jessica Chastain è diventata famosissima, non solo, però ha fatto la trilogia, erano due o tre, no, due film di Stephen King, It. Io adoro Stephen King, quindi ho adorato quel film, che è stato poi il remake di quelli originali, e quindi mi sono pentita tantissimo di non aver fatto la foto.
con Jessica Chastain, ma anche lei è stata molto carina, mi ha messo più a mio agio di Charlize, devo dire, è stata veramente molto molto carina, anche lei bellissima dal vivo. Passiamo a Giulia De Lellis, con Giulia dovrei avere una foto che ci siamo fatte nella settimana, saranno stati 5 giorni, in cui siamo state alle Maldive con Benefit, c'era il lancio del mascara Bad Girl Bang e Benefit ha invitato due influencer italiane, Giulia e me. Giulia all'epoca stava con Andrea Damante, quindi sono venuti assieme, quindi ho conosciuto entrambi, ma voglio parlare di lei perché con lui non ho parlato tantissimo, devo dire, non ho foto con lui, ho solo dei frame, dei video, potete comunque vedere i vlog insomma di quei giorni in cui ci sono anche Giulia e Andrea, ma naturalmente io e Giulia eravamo lì per Benefit mentre Andrea l'ha solo accompagnata, quindi ho avuto modo di conoscere Giulia di più. Come vi ho detto anche su TikTok e lo ribadisco anche qui, Giulia è stata una di quelle rare persone che vedi che ha comunque tantissimi follower perché lei ne ha milioni, ma quando la incontri è una persona estremamente alla mano, proprio una ragazza tranquilla, non ha dato per scontato che io la conoscessi, questa cosa mi ha colpito tantissimo perché vi giuro che è più unica che rara come cosa nel mio ambiente. Mi ricordo che all'epoca lei mi ha spiegato, perché io le ho detto guarda io non seguo la TV quindi non conosco i programmi, e lei si è messa a spiegarmi che appunto ha fatto un programma che si chiama Uomini e Donne, un programma che si chiama Grande Fratello VIP, io avevo vissuto 5 anni in Olanda ed ero da poco tornata quindi non conoscevo bene i programmi, poi sono programmi che non ho mai visto, Grande Fratello, solo quello normale, tipo la prima e la seconda edizione, e Grande Fratello VIP e Uomini e Donne, io non li ho mai visti, quindi non la conoscevo, ma lei non ha avuto quell'atteggiamento che hanno molti influencer, vi devo dire la verità, quando li incontri dal vivo, a volte ti sembrano estremamente gentili, alla mano, simpatici nei video, su internet, poi li vedi e sono tutt'altro, sono persone che giudicano, persone veramente cattive. Invece lei non ha dato per scontato che io la conoscessi, non è una persona altezzosa, anzi per niente, cioè infatti penso di averglielo anche detto, ti prego Giulia resta sempre così, perché in questo ambiente persone come te con così tanti follower sono veramente veramente rare. Poi ci siamo trovate perché lei ha una sorella più grande che ha tipo la mia età, insomma mi raccontava della sorella che sono molto unite e sono stati, mi sa che siamo stati lì 5-6 giorni, insomma sono stati dei giorni molto molto piacevoli, mi ha aiutato nei contenuti, io ho aiutato lei, poi mi ha chiesto una mano con le canzoni, insomma per i video YouTube, ed è stata appunto, io reputo Giulia una persona meravigliosa, non posso dire ovviamente di conoscerla benissimo, però ho passato 5 giorni alle Maldive con lei, dove le uniche italiane, a parte la ragazza di Benefit, eravamo noi, quindi ho avuto modo di conoscerla, penso molto meglio di quelli che fanno video o scrivono cose su di lei che non la conoscono affatto, e vi dico che da quando l'ho conosciuta, a parte che sento un po' di protezione verso di lei perché comunque è più piccola di me, e mi è sembrata uno scricciolo talmente carina, talmente dolce, che mi viene tipo questo istinto di protezione, ok? E da quella volta mi dà estremamente fastidio quando leggo e sento persone parlare di Giulia quando non la conoscono, e questo per me è stata una riprova di questo, ma non si può giudicare qualcuno che non conosciamo, veramente ragazzi non facciamolo, perché tante volte, e vi giuro che vale in entrambi i sensi, cioè tante volte si vedono persone estremamente bubbly, carine, simpatiche, che fanno le battute nei contenuti, cioè ti sembrano le persone più alla mano del mondo, quando li incontri ragazzi sono dei diavoli, ok? Sono delle persone orrende. E succede anche il contrario, cioè c'è chi è tanto criticato ma poi in realtà è una persona meravigliosa. Quindi da parte mia ho solo cose positive da dire su Giulia, sono molto contenta del suo successo, continuiamo a seguirci su Instagram a vicenda, la seguo sempre con molto piacere e basta questo. Altra persona conosciuta che ho conosciuto è Francesco Facchinetti, con lui ho un selfie. Siamo stati, allora siccome lui conosce il mio agente che abita a Los Angeles,
Angeles, quando sono stata a Los Angeles qualche anno fa, è capitato, siamo andati a cena con il mio agente, sua moglie, Francesco Facchinetti, sua moglie e un altro suo amico che ci ha provato con me spudoratamente per tutta la sera, e poi c'era anche un'altra amica con me, una mia amica. È stata, allora, hanno deciso loro dove andare a cena ed era un ristorante giapponese, quindi abbiamo mangiato molto bene, devo dire, molto carino quel ristorante, anche in una bella zona di LA, con una vista bellissima sul rooftop, sul tetto. Lui è stato molto carino, molto simpatico, però era ovviamente una cena tra pochi amici, non so poi com'è, perché mi avete scritto su TikTok: no, ma io l'ho salutato nella folla e non mi ha neanche considerato. Ovviamente poi in contesti diversi una persona si comporta in modo diverso, non lo so, se c'è una folla che ti rincorre come reagisci, ovviamente reagisci in modo diverso. Oggi non so parlare, scusatemi, però appunto in quel contesto è stata una cena molto piacevole, siamo stati un sacco di tempo fino a tardi, lui molto simpatico, la moglie devo dire non ha parlato, non ha detto praticamente nulla tutta la sera, però lui è stato molto, non lo so perché, comunque lui è stato molto super simpatico, devo dire. Si è fatto la foto anche con la mia amica, che ci teneva, quindi insomma è stato molto disponibile, ci siamo fatti il selfie e basta, e questo è quanto. Poi non credo di averlo più rivisto. Comunque è stato molto carino, mi ha fatto ridere un sacco e ha voluto pagare lui la cena per tutti. Poi Jessica Alba, allora, l'ho conosciuta a Dubai per un evento Brown, sa che era il 2015 o 2016, ed ero l'unica influencer italiana, tutte le altre erano influencer di altre parti del mondo, quindi è stato molto molto bello, adoro questi eventi. E c'era Jessica Alba perché lei è il volto di Brown Silk Appeal, quindi in tutte le campagne pubblicitarie del Silk Appeal c'è lei, è proprio la loro musa, e quindi era presente in tutte le giornate lei. Abbiamo avuto insomma un momento per conoscerci con lei, farci le foto, scambiare quattro chiacchiere, poi abbiamo avuto un meeting solo tra noi influencer, saremmo state una quindicina, con le sue due stylist, almeno all'epoca aveva due stylist donne che ci raccontavano appunto il suo stile, come le piace vestirsi, quello che preferisce, cosa non le piace, e anche come loro mettono in risalto, grazie all'abbigliamento, i punti forti di Jessica. Devo dire che lei è stata molto carina con noi, sicuramente molto più di Charlize, che era invece molto una diva, appunto Hollywood, con le sue, non voglio chiamarle paranoie, però insomma con i suoi capricci da super diva. Jessica Alba invece sembrava tipo un influencer, cioè sembrava una di noi, devo dire, devo essere onesta, forse perché appunto sembra più, molto più piccola di quello che è in realtà, ma sembrava un influencer, ed è stato molto bello conoscerla anche in, cioè sono molto fortunata ad avere la possibilità di conoscere queste persone in ambienti di lavoro, quindi chiusi, in cui riesci anche a confrontarti e a parlarci. Una bellissima esperienza sia quell'evento in sé che poi conoscere lei, mi ha fatto proprio una bellissima impressione. E anche qua immaginate lo shock di me che da piccola guardavo Flipper con lei e poi mi sono trovata in, insomma, per lavoro a conoscerla e a lavorarci assieme per più giorni. Poi Elisa, la cantante italiana, ok? Purtroppo avevo un selfie con Elisa che avevo fatto assieme al mio ex, ma non lo trovo più e quindi purtroppo non posso mettervelo. Però ero a un evento, vi giuro non mi ricordo se era stato tipo il 2017-2018, non mi ricordo che evento fosse, vi giuro, ma era qualcosa con Google, cioè una cosa di Google, almeno mi sembra, e io stavo lì a fare le cose, insomma mi sa che truccavo una ragazza, comunque vabbè, sì, ero lì, tipo era una specie di panel di Google e YouTube, e io ero lì e, cioè, e sentivo in sottofondo la canzone Luce di Elisa, che poi è la mia preferita sua, e lei tra l'altro è di Monfalcone, che è un piccolissimo paesino vicinissimo a Trieste, quindi siamo delle stesse zone, quindi mi sono sempre sentita molto affezionata a lei perché è una cantante delle mie zone più o meno, insomma quasi, e io sentivo questa canzone Luce in sottofondo, ma pensavo fosse registrata. Ragazzi, mi porta uno insomma delle persone con cui lavoravo, mi porta oltre alla tenda che divideva questo panel da un altro lato, e ragazzi, c'era Elisa che faceva le prove, solo lei che faceva le prove con tutto lo, insomma tutta la sala vuota,
E io mi sono tipo ritrovata Elisa davanti, cioè tipo non ci potevo credere, vi dico solo una cosa, sentirla dal vivo io ero convinta che fosse una registrazione, per quanto è brava a cantare anche nelle prove, lei ha una voce meravigliosa. E tipo quindi è stato tipo uno shock, ma è stata molto disponibile anche se era scesa un attimo dal palco, insomma, per parlare con qualcuno, quindi ho approfittato per chiederle un selfie, appunto, che adesso non trovo più, ma è stata molto disponibile, ma penso fosse parecchio stanca quel giorno, quindi si è fatta un selfie, mi ha detto subito di sì, però si vedeva che non aveva, o era molto stanca o non aveva tempo perché doveva continuare con le prove, quindi poi non le ho rotto più le scatole, ma mi sarebbe piaciuto un po' parlare, però visto che non era proprio il momento, stava lavorando giustamente, però sì, ci siamo fatte la foto assieme, insomma mi ha fatto molto piacere conoscerla, ecco, anche se non avrò mai una prova perché questa foto non si trova più. Passiamo a Belen. Ho conosciuto Belen, sarà stato il 2017, anche lì 2018, una cosa del genere, ad un evento di Imetec Bellissima, perché lei è il volto pubblicitario di Imetec Bellissima ed è un brand con cui ho lavorato spesso, e quindi sono stata invitata a questo evento in cui non mi ricordo se c'era il lancio di un prodotto in particolare, però fatto sta che eravamo tutte lì, molte influencer, quasi tutte italiane, e come ospite con la quale ci saremmo poi dovute fare le foto eccetera eccetera c'era Belen, che è arrivata. Allora, piccola parentesi, perché su TikTok vi ho parlato del mio incontro con Belen di recente e alcune mi hanno scritto: ma come? Tempo fa avevi detto che è stata super simpatica, quindi voglio spiegarvi un attimino perché è vero che non sono stata molto carina su TikTok. Allora, l'evento in sé è durato molto e noi eravamo già tutte lì. Lei ad un certo punto è arrivata, ok, non ha parlato con nessuno ed è andata direttamente al piano di sopra in cui c'era uno stanzino vuoto. E questo un po' ovviamente mi ha fatto rimanere, tra virgolette, male, perché di solito quando una persona conosciuta arriva, comunque saluta tutti. Lei invece è andata dritta là e non ha parlato con nessuno, fino a quando è arrivato il momento in cui per lavoro entrambe, eravamo pagate entrambe per essere lì, quindi era lavoro al 100% per entrambe, poi ci siamo fatte le foto. Ed è vero che nel momento in cui ci siamo fatte le foto assieme, lei era lì, super disponibile, appunto per scattarsi un selfie con tutte noi influencer presenti. Quindi in quel frangente è stata gentile perché si è fatta la foto eccetera, però quel frangente era un frangente lavorativo in cui doveva farsi la foto con me e io con lei, ma in tutto il resto della serata, non voglio usare la parola triste, però non l'ho vista sorridere e l'ho vista molto sulle sue e non è stata in compagnia di tutti gli altri, quindi forse quella sera, quindi forse per questo vi siete un po' confusi, e può essere anche che io quando vi ho parlato dell'esperienza ero ancora emozionata e magari avevo anche un po' riguardo a dire: è stata musona, no? Adesso che è passato un po' di tempo magari è un pochino più semplice, però appunto ha avuto un po' il muso tutta la sera, non ha parlato con nessuno, si è isolata là, ma nel momento in cui dovevamo lavorare è stata molto professionale perché ha fatto esattamente tutto quello che ci si aspettava da lei, quindi questa è stata la mia esperienza con lei. Forse quel giorno, non lo so, tutti abbiamo delle giornate storte e a tutti succedono cose belle e cose brutte che ti cambiano l'umore, quindi io non posso assolutamente giudicarla, né lei né nessuno, ma appunto quella giornata, serata, è andata così. Poi Bebe Vio, con lei ho un selfie, l'ho incontrata in occasione della sfilata Intimissimi. Non vorrei sbagliare, mamma mia, perché anche qui era il... no, forse 2019, non mi ricordo esattamente, comunque a Verona, e siamo state naturalmente entrambe invitate dal brand, e mi ricordo che sono scesa dal treno e lei deve essere scesa dallo stesso treno mio, perché poco dopo l'ho vista camminare davanti a me e mi chiedevo: chissà se stiamo andando nello stesso posto, perché mi sembrava strano che fosse una coincidenza, e alla fine ci siamo ritrovate entrambe sulla stessa uscita della stazione ad aspettare l'autista
che era lo stesso autista per entrambe, che poi è venuto a prelevarci per portarci direttamente alla location della sfilata. Quindi ho fatto questo viaggio in macchina, non lo so, di 20 minuti, un quarto d'ora con lei, in cui oltre all'autista c'eravamo solo io e lei, e quindi ho chiacchierato un po', insomma le ho fatto i complimenti, mi sono fatto un selfie con lei, è stato molto piacevole parlare con lei. Le ho detto, io molto fan, le ho detto guarda che mia mamma è una tua fan sfegatata, oddio che emozione, così. Lei è stata molto carina e basta. Insomma, poi alla sfilata io sono andata a raggiungere altre mie amiche influencer, lei ha raggiunto altri suoi amici, però appunto nel viaggio in macchina assieme è stato bello avere l'opportunità di conoscerla. Insomma, lei è una campionessa pazzesca e quindi non può che essere stato un onore per me conoscerla. Poi Anna Wintour, sicuramente la conoscerete, vi metterò una foto qua di Anna Wintour, perché non ho un selfie con lei, ma l'ho vista in due occasioni. Prima occasione, Fashion Week, New York Fashion Week, ad una delle sfilate, ed era in prima fila sempre con questi occhialoni giganteschi che lei non toglie mai, anche al chiuso ovviamente, perché durante la sfilata, insomma, era con sua figlia se non sbaglio in occasione della sfilata. E poi l'ho rivista diversi anni dopo, mi sa che era il 2017, e l'ho vista invece a Parigi per un evento di Marc Jacobs con Marc Jacobs. Eravamo tutta a cena con Marc Jacobs e c'era anche lei. Io tipo mi sono girata e lei era lì, e la location era appunto Parigi, dentro il Louvre. È stato veramente meraviglioso, cioè anche qui super super grata alla vita, al lavoro che ho, per avermi dato questa opportunità. È stato meraviglioso, non ci ho scambiato due parole assolutamente, perché tipo mi mancava il respiro, riuscivo a parlare, e lei sempre uguale, sempre stesso taglio di capelli, occhiali, quindi non l'ho vista senza occhiali, ve lo dico subito. E però sì, insomma, è stato molto bello, e poi un po' random, cioè averla vista a New York, poi qualche anno dopo a Parigi, così, però insomma è stato anche in questo caso un onore per me. Arriviamo naturalmente a Marc Jacobs, che ho visto a Parigi appunto in quell'occasione. Non mi ricordo se era il lancio di un prodotto, comunque il lancio di una linea di make up, e sono stata invitata a Parigi con altre due, mi sembra, influencer italiane, e abbiamo passato diverse giornate in un hotel meraviglioso, il Mandarino Oriental, e lì tra l'altro ho conosciuto Anna Dello Russo. Mi sono fatta anche un selfie con lei, che però non troverò mai, perché non l'ho mai postato da nessuna parte e non penso riuscire più a recuperarlo. Sta cosa mi è venuta in mente così, cioè l'ho vista, ero lì nella reception dell'hotel che aspettavo l'autista e lei è passata, così era anche lei al Mandarino Oriental. Ma nella serata clou dell'evento appunto organizzato al Museo Louvre, c'è un ristorante lì nel Louvre, è stato bellissimo ragazzi, avevamo una sala gigantesca dedicata tutta a noi influencer italiane, eravamo tre appunto se non sbaglio, ma c'erano influencer da tutte le altre parti del mondo, e c'era Marc Jacobs con cui mi sono fatta un selfie. Lui, allora, purtroppo l'ho ritoccato troppo e veramente mi pento di aver usato Face Up in modo così pesante su questa foto, perché non ho l'originale, quindi cavolo, ma è stato un momento molto emozionante. Non mi sembrava vero di aver, cioè, di aver cenato al tavolo a fianco di Marc Jacobs e di potermi fare un selfie con lui. Anche qui lui è stato molto gentile, molto disponibile, ma noi, cioè io ero lì per lavoro, e quindi non posso, cioè, perché qui spesso mi dite no, perché i famosi che incontri tu è diverso, cioè hai delle diverse esperienze rispetto a quando li incontriamo noi, quindi può essere, metto sempre questa cosa, mettete questa cosa appunto in calcolo, però con me è stato molto gentile, molto disponibile, poi mi sono fatta il selfie, eravamo tantissimi, quindi c'era una specie di fila di persone che litigavano, no ma quasi, per farsi il selfie con lui, e niente, anche l'esperienza in sé devo dire è stato bellissimo, proprio un sogno. Poi Kylie Jenner, con lei ho un selfie, ed era il, se non sbaglio, 2015 o 2016, o 2015, sì, o 2015 o 2016,
Io ero andata consigliata dal mio agente a fare l'extension alle ciglia a Los Angeles, cioè ero a Los Angeles per un paio di settimane e mi sono ritrovata, all'epoca facevo l'extension alle ciglia e mi sono ritrovata senza extension, quindi dovevo andare a rifarle. E il mio agente mi ha detto: guarda, noi portiamo tutte le nostre influencer qui, quindi ti porto lì e lei ti fa le ciglia in cambio di qualche contenuto sui social, adesso non mi ricordo perché appunto è passato un bel po'. E tipo mentre ero lì che mi facevo le ciglia, è arrivata Kylie Jenner per farsi le unghie, se non sbaglio. E tipo quindi, e non c'era nessuno nella beauty clinic, nello store, non c'era nessuno, c'ero solo io, la tizia che mi faceva le ciglia e Kylie Jenner con una sua amica. Non mi ricordo chi fosse, penso fosse la ragazza nera con cui lei era tanto amica, ma che poi hanno litigato. Con me c'era anche la moglie del mio agente che quando sono lì mi fa sempre d'assistente perché anche lei lavorava nell'agenzia, insomma, quindi mi è un'assistente pazzesca, lei, ma è anche una mia amica. E mi ricordo che è andata lei da Kylie a chiederle se potesse farsi una foto con me, e quindi lei ha detto subito di sì. Ci siamo fatte la foto assieme. Non ha parlato tantissimo Kylie, e vi devo dire che una cosa che mi ha colpito di lei è che lei parla a bassa voce. O sono io che urlo, non lo so, però lei parla a bassa voce, ha una voce molto sexy, come la sentiamo parlare sui social così, anche dal vivo lei parla così, però è stata gentile, disponibile, qui non era assolutamente ambito di lavoro, quindi avrebbe potuto tranquillamente dire di no. Bellissima lei dal vivo, ragazzi, cioè veramente non so perché si mette i filtri e tutte quelle cose, perché lei è bellissima. Quindi 30 secondi, ho fatto la foto con lei, le ho fatto i complimenti e poi l'ho lasciata in pace, quindi sono tornata a fare le ciglia. Poi Filippa Lagerbach, ritornando in Italia, anche se lei è svedese in realtà. Filippa l'ho incontrata perché sempre tramite il mio agente, perché lei ha fatto la presentazione del mio libro con Rizzoli nel 2000, era fine. No, era inizio 2016, adesso non sono sicuro, fine 2015, inizio 2016. Comunque ci siamo incontrate io, lei e il mio agente, insomma, prima della presentazione, siamo andate a bere qualcosa, mi ha spiegato che ha letto il mio libro perché naturalmente doveva fare la presentazione, quindi abbiamo parlato un po' appunto del mio libro e poi siamo andate assieme nella libreria in cui appunto lei ha fatto l'introduzione al mio libro e io poi ho fatto un incontro, insomma, con voi, firmavo i libri, eccetera, eccetera. Devo dire che lei in particolare mi ha stupito un sacco perché anche lei, cioè io tipo da più piccolina la guardavo in TV e quindi dicevo wow, mio Dio, poi mi sono ritrovata a parlarci, quindi anche qui è stato stranissimo, ma strano positivo perché lei è super alla mano e tra l'altro è anche molto molto bella e penso anche più alta di me se non sbaglio, o alta come me o più alta di me, quindi altissima anche lei, una persona che sicuramente mi piacerebbe conoscere di più, ecco, non ho l'occasione perché poi non ci siamo più sentite, io continuo sempre a seguirla sui social, però è sicuramente una bella persona, anche perché, e qua ci allacciamo anche a Barbara Snellenburg che ha fatto il film con Raoul Bova, insomma, Casa Vianello, eccetera. Io sono molto amica di Barbara e so che, quindi vi metterò anche qui un selfie, foto con lei, qualcosa abbiamo fatto assieme, ci siamo viste più volte e ci sentiamo sempre, e lei è molto amica di Filippa, quindi so anche tramite Barbara che Filippa è una persona splendida, loro sono tipo migliori amiche. Barbara è stata testimone al matrimonio di Filippa e quindi spesso quando sono con Barbara, ci siamo viste anche l'ultima volta che ero a Milano, spesso quando sono con Barbara mi parla di Filippa e insomma delle loro uscite, eccetera. E poi ultima persona che menziono, anche se sicuramente poi chiuderò questo video, me ne verranno in mente altri mille, ma magari posso farvi altri video. Ultima persona che mi viene in mente è Luc Besson, il regista francese Luc Besson. Ero nella Cité du Cinéma, vicino Parigi, con Make Up For Ever. E penso di essere stata l'unica influencer italiana, sì, gli altri erano tutti spagnoli o comunque di altri paesi. E tipo, eravamo nella Cité du Cinéma, che è una specie di cinecittà francese, parigina, e nel momento in cui siamo andati a pranzo, perché c'è una mensa, ho visto Luc Besson, cioè abbiamo tutti visto Luc Besson, che stava al qualche tavolo più in là, ma il locale era vuoto. Però, mi hanno detto le persone di Make Up For Ever che lavorano ogni giorno nella Cité du Cinéma, dove lui è anche
molto spesso presente per filmare i suoi film, insomma, quello che fanno regista, eccetera, eccetera, mi hanno detto tutti: guarda che lui è molto burbero, è un musone, non gli piace parlare con la gente, quindi non andare a rompergli le scatole. Molto chiaramente me l'hanno detto. Quindi quello che ho fatto, non la troverò mai, ragazzi, per non ce l'ho più quella foto, ma gli avevo fatto una foto da lontano con lo zoom, tipo dal cellulare, però. Avevo, perché io sono veramente tremenda per queste cose, avevo una mezza idea di andare, di seguirlo in bagno per chiedergli una foto, per scambiarci due parole, però onestamente mi sembrava un po' troppo da stalker, quindi mi sono detta ok, no, Nicole, no. E anche perché avevo un po' paura, perché mi hanno detto guarda che lui non sopporta la gente che va a rompergli le scatole, eccetera, quindi no, quindi ho detto ok. Quindi non l'ho conosciuto, l'ho visto, ma questo mi ha detto gente che ci lavora a fianco ogni giorno, quindi ero troppo spaventata per andargli vicino. Poi menzioniamo, già che è una cosa molto molto recente, Marchisio, in Sardegna per puro caso, nella spiaggia di Cala Brandinchi, che ragazzi, se non ci siete stati non sapete cosa vi perdete, dovete vederla, cioè, è il paradiso, le Maldive, mille volte meglio. Vicino di Ombrellone per 2 giornate, c'era Marchisio con la moglie e 2 tipo collaboratrici o altre 2 persone comunque. E il primo giorno erano un paio di ombrelloni più in là, il secondo giorno, che era quasi vuota la spiaggia, tipo, e lui era a fianco a noi. Quindi noi ci siamo fatte tipo 7 ore di mare per 2 giornate. Avendo Marchisio letteralmente a 30 centimetri, che tra l'altro ogni volta che entravamo in mare entrava pure lui, quindi a un certo punto abbiamo evitato perché sembrava che lo facessimo apposta. Che vi devo dire, ci siamo fatti i selfie, mi ha commentato se su Instagram, andate a vedere, penso di averla lasciata tra le storie in evidenza della Sardegna. C'è lui, che mi passa davanti, io che gli faccio il video in slow motion con musichetta di 9 settimane e mezzo. Ragazzi, ha visto quel video, mi ha scritto in privato, insomma, comunque si è fatto 2 risate. Come vi dicevo nel mukbang, ho anche degli altri video che però gli ho fatto di nascosto. Io e la mia amica Laura, veramente tremende. Ma so che se n'è accorto, perché tra l'altro quando è arrivato in spiaggia è andato su Instagram e mi ha commentato la storia che avevo postato su di lui il giorno prima, che dico, sei qua, cioè girati e parlami, invece non mi ha commentato. Comunque un gran bel figo da paura lui, devo dire. Ho menzionato questa cosa nel mukbang, ma visto che questo video è dedicato a questo, menzionerò anche questo. Mi ha colpito molto lui, perché praticamente c'era un venditore ambulante, poi lui è andato verso il chioschetto che stava lì, tipo un bar, dove c'era appunto anche questo venditore ambulante che parlava con le ragazze del bar, e Marchisio si è avvicinato, gli fa: senti, sei sete, prenditi una Coca-Cola che te la pago io. E quindi gli ha pagato la Coca-Cola. E come vi ho detto nel mukbang, quando una persona fa qualcosa per un'altra persona senza aspettarsi nulla in cambio, perché questa persona non poteva dargli nulla in cambio, questi sono i veri gesti belli, non quelli che si fanno magari perché gli altri ti guardano e quindi hai un riscontro, ok? In quel momento nessuno lo stava guardando, mi sono accorta io di sta cosa perché ero lì sotto l'ombrellone, nessuno lo stava registrando, e è proprio una persona che secondo me ha un grande cuore, e anche il fatto che comunque fosse lì in spiaggia accanto a tutti noi comuni mortali lo dimostra secondo me, che tra l'altro è stato veramente comico il tutto, ragazzi, perché molti di voi sono venuti a cercarmi lì in quella spiaggia, quindi molti di voi venivano a farsi la foto con me, ma non con lui. E infatti lui tipo si è reso conto di questa cosa, invece alcuni venivano, si facevano la foto con me e poi con lui, è stato bellissimo. Quindi sì, mi ha colpito in modo molto positivo, sia per la sua generosità che poi perché è un figo da paura, ragazzi, c'è una cosa incredibile. E poi ho incontrato Vasco, ma non voglio ripetermi perché vi ho raccontato tutto. Veramente tutto come è andata nell'ultimo video nel mukbang, quindi vedetevi quel video se non l'avete ancora visto. Comunque, breve riassunto, dovevo andare al concerto di Vasco, non ho potuto andarci e l'ho incontrato prima che si tenesse il concerto, a Trento, in provincia di Trento, nell'hotel in cui stavo per lavoro, perché sono stata invitata dall'hotel per sponsorizzarlo, ok? Quindi io mi sono ritrovata per puro caso nello stesso hotel di Vasco, negli stessi giorni in cui c'era lui. Ho fatto tipo amicizia con la sua guardia del corpo, che è un omone gigantesco che ti fa paura, ma in realtà è super, super buono.
E tipo, gli ho rotto le scatole un sacco. Purtroppo la foto Vasco non se l'è fatta con nessuno, però ha fatto l'autografo solo a me e me ne ha fatti due. Ma mi sono ritrovata Vasco letteralmente a 30 centimetri più di una volta. E io, tipo, bloccata, veramente. Io sono una super fan. Io tipo bloccata avrei potuto dirgli in quel momento: sei fantastico Vasco, ti voglio bene, cioè ti seguo da quando sono nata praticamente, che conosco le tue canzoni, però non le ho mai imparate, le ho imparate perché mia mamma le ascoltava, quindi le ho tipo assimilate come una lingua, ok, insomma, vabbè, anche meno. Però potevo dirgli tutte queste cose, che cosa gli ho detto? Ho visto 50 concerti tuoi, cioè potevo dirgli che cosa è che gli ho detto. Gli ho detto: oh mio Dio, mi sento male, perché letteralmente stavo, cioè mi mancava veramente, stavo per svenire, tipo perché ero troppo emozionata, non ce la potevo fare, non ero pronta. E quindi questo è quello che appunto la mia mente ha partorito in quel frangente. E basta, ragazzi, questo è quanto. Per appunto, non ho la foto da mettere con Vasco perché causa Covid, era l'inizio del tour, non voleva farsi la foto con nessuno. Però magari vi metto, se ce l'ho ancora, la foto che ho scattato, che vi ho fatto vedere nel mukbang, ma magari vi metto la foto dell'autografo di Vasco o tipo della guardia del corpo, perché ho fatto un selfie con la guardia del corpo. Quindi, mia family, ok, non so quanto è lungo questo video, scusatemi ancora se è troppo lungo. Spero comunque che vi sia piaciuto. Come al solito, per altre richieste, metà mia faccia è al buio. Comunque, per altre richieste, scrivetemi nei commenti. Io vi mando un bacio enorme. Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.